Ciao a tutti, eccoci alla seconda lezione del nostro corso di After Effects. La lezione di oggi è dedicata all'esplorazione rapida dell'interfaccia del programma. Innanzitutto, da notare che le finestre del programma sono collegate una con l'altra. Per esempio, se io volessi allargare questa finestra qui, l'allargo, ma automaticamente la finestra adiacente si restringe. E questo vale per qualsiasi finestra. Per esempio, mi metto a metà strada fra queste due grandi finestre, clicco, trascino in su, si allarga questa zona, che è la timeline, poi lo scopriremo più avanti, e si restringono il monitor e la finestra del progetto, e così via. Esistono un sacco di finestre, di palette, di strumenti, ovunque nell'interfaccia. Ora, se voi non vedete l'interfaccia come la sto vedendo io, magari tutti insieme possiamo scegliere un'impostazione di interfaccia tipo All Panels, in modo tale che in qualsiasi situazione voi vi trovate compaiono tutti i pannelli contemporaneamente. Quindi se per caso eravate su Standard o Minimal, ok, voi mettete su All Panels e compaiono tutti i pannelli. Vediamo un po' quali sono i principali. Tra i più importanti c'è qui in alto a sinistra il pannello Project, ed è il pannello che conterrà tutto il materiale che io importerò nel progetto, cioè materiale video, grafica, anche audio, di ogni tipo. A fianco, nello stesso contenitore, oltre alla finestra del progetto, c'è anche la finestra che conterrà i parametri, le proprietà degli effetti quando vengono applicate alle varie clip. Nella zona centrale ci sono i monitor per tenere sotto controllo le composizioni, per visionare il materiale, footage. Nella parte bassa c'è la timeline, dove io do vita alle mie composizioni, alle mie animazioni, a tutto il lavoro. E sulla destra c'è una colonna piena di tante piccole finestre chiamate palette. Ognuna di queste finestre contiene dei comandi per fare delle particolari operazioni. Un'altra zona di strumenti di comandi è la parte in alto, dove ci sono gli strumenti principali di After Effects. Ora, queste finestre si possono chiudere se non servono. Per esempio, molte di queste palette, visto che le ho aperte tutte, sicuramente non mi servono in ogni situazione del mio lavoro, per cui alcune le potrei anche chiudere. E per chiuderle, voi cliccate sulla palette che non vi serve, per esempio questa, Wiggle, tasto destro, Close Panel, e così via per tutte quelle che non mi servono. Non solo, le palette o le finestre in generale possono essere spostate da dove si trova in un altro posto. Per esempio, la finestra del controllo degli effetti, se io non la volessi qua, io posso spostarla in questo modo. Cliccate proprio sulla linguetta dove c'è scritto il nome della finestra, Effect Control, e trascinatela da un'altra parte. Attenzione, che cosa succede quando spostate la palette? Per esempio, se io mi avvicino nella zona di confine fra la finestra che contiene l'Effect Control e la finestra adiacente, compare questa spessa linea azzurra. Ecco, se io lasciassi andare il mouse adesso, la finestra si andrebbe a incastrare fra le due. Se invece l'avessi messa, per esempio, qui sotto, magari, ecco qui, in questo tono, si incastrerebbe tra la timeline in basso e la finestra dei monitor, in questo modo. Se invece la volessi all'interno di una sezione che contiene già delle finestre, per esempio dove si trovava prima, dovrei fare questa operazione, cioè trascinarla al centro della finestra e lasciare andare. A questo punto, Effect Controls divide lo stesso spazio di Project. La stessa cosa vale anche per le palette, quelle piccole. Per esempio, potrei decidere di raggruppare delle palette. Spesso si raggruppano le palette di character e paragraph, per esempio la palette character, la trascino in mezzo alla palette paragraph, in modo tale che character occupa lo stesso finestra occupata da paragraph, se la dividono tutte e due. Se una palette la voglio libera dall'incastro dell'interfaccia, devo trascinarla con il tasto CTRL o COMMAND, a seconda se siete su un PC o su un Mac, e la finestra si libera dalla zona in cui è incastrata.
ed è fluttuante. Se la voglio incastrare da un'altra parte, sempre lo sistema è quello, cioè se compare una spessa linea azzurra tra due finestre, la finestra si incastra tra le due finestre. Se invece compare un grosso rettangolo al centro della finestra, allora la palette va a dividere lo spazio con l'altra palette. Insomma, penso che abbiate capito. Benissimo, e anche per questa lezione è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao.